Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Che bello, oggi faremo un video pazzissimo. Sono super contenta, nonostante la giornata terribile, pioggia, fulmini e saette. Oggi sono molto contenta perché andremo a fare un po' un makeover. E come già avrete immaginato dal titolo del video, andremo a fare una bella laminazione ciglia fatta in casa. Praticamente da qualche tempo sono tartassata su Instagram di pubblicità di questo prodotto che vi faccio vedere subito, che è Elove, che praticamente è un kit professionale per la laminazione delle ciglia. All'interno del kit ci sono tutti questi prodottini. Io sono, diciamo, un po' carica e un po' preoccupata perché ho paura di rimanere senza ciglia. Però ho visto un sacco, appunto, come dicevo, di pubblicità di un sacco di influencer che facevano questa cosa e mi è sembrato che avessero ancora tutte le loro ciglia a posto. Quindi sono carichissima, non vedo l'ora di provarlo, perché soprattutto ho preso anche questo kit che praticamente è la tinta per le ciglia, e visto che io ho tre ciglia in croce bionde oltretutto, andiamo a dargli un po' di colore e un po' di a sollevare, così sembrerà teoricamente di avere un mascara permanente. Detto questo, ragazzi, non vedo l'ora di iniziare, come immaginerete, ma prima di tutto, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere, di lasciarmi un like e di commentare. Bene, finite le solite premesse, partiamo subito con il video perché secondo me ci sarà da ridere. Eccoci qui, ragazzi, nella solita postazione make-up. Tiriamo già indietro i capelli perché se no non vediamo niente. Non so quanto tempo ci metterò, ovviamente dovrò fare una ciglia alla volta. Praticamente il kit cosa contiene? Questo per pulire, penso siano delle salviettine, poi ci sono i pad per attaccare la ciglia, poi abbiamo i vari tipo nutriente, pulitore, quello che fissa, questo per il perm che hanno i numeri, e poi questo direi che è la colla per attaccare il pad, appunto. Bene, comunque ci sono le istruzioni che andremo a leggere passo per passo perché non si sa mai, io sono un po' una pasticciona, diciamo, ogni tanto, quindi partiamo subito perché non abbiamo tempo di perdere tempo. Utilizza la lozione detergente numero 4 per pulire la pelle e rimuovere eventuali residui di trucco dalle tue ciglia. Con cosa? Mi sto già perdendo, ragazzi, mi sto già perdendo. Cosa sono questi? Cos'è? Cos'è? Sarà difficile, già lo so. E questo come faccio a pulirlo? Cosa devo usare? Un cotton fioc? Vabbè. Userò un cotton fioc. Me ne sto quasi già pentendo. No, dai, non me ne sto pentendo. Sono carica, però ho paura di fare dei danni. Io non dovrei avere residui di nessun trucco, però. Cioè, ah, bene. Comunque, ya estamos. Direi che sono più pulita di così, non si può. È che io non sono una persona estremamente precisa, per questo che sono un po' preoccupata per il processo. Vabbè. Secondo passo. Qua lascio asciugare. Scegli la misura degli pads più appropriato in base alla lunghezza delle tue ciglia, ovvero nessuna. Consigliato misura piccola, ciglia più curve. Piccola ovviamente prenderemo. E qua abbiamo un sacco di lift pads, ragazzi. E bam, so già che diventerò cieca probabilmente. Io direi che M1 è perfetto. È un po' una via di mezzo. Poi quando lo rifaremo, perché tanto lo rifarò, se viene bene ovviamente, andremo con magari l'S che le fa ancora più curve. Non voglio sembrare una pazza. Quindi l'ho scelto. Applica la colla cosmetica sulla parte interna dei lift pads. Aspetta 30 secondi e poi posizionali sulle palpebre superiori. Cosmetic glue è questa, appunto. Qua è come attaccare le ciglia finte. Come ben sapete, io non sono un'esperta, quindi vedremo. Io abbondo perché, ragazzi, sapete che se io in un video non abbondo con qualcosa non sono felice. Attacchiamo. Qua bisogna fare un lavoro certosino, ragazzi. Tengo premuto. L'ho attaccato? Non capisco, non capisco. È troppo grande questo pad per la mia palpebra, ma la lunghezza è sempre uguale per tutti, quindi vabbè, mi sembra attaccato. Adesso dobbiamo di nuovo andare con
la colla sopra a il pad. Dicevano di non abbondare con la colla, quindi teniamo fede a quello che dice la scatola. Aspetta 30 secondi e poi usa la spazzola Y per portare le ciglia superiori su lift pads. Assicurati che le ciglia siano parallele e non incrociate tra di loro. Chiedi troppo, già? Ma non si attaccano tutte. Ah no, ok. Ma come faccio a non farle incrociare? Spero che voi stiate vedendo, sono molto concentrata. Bene, abbiamo appurato che sono belle incrociate le mie ciglia. Va bene così, mi sa? Sì, va benissimo così. O al massimo saranno un po' incrociate, chi se ne frega. Applica la lozione permanente 1 sulle ciglia con l'aiuto di un cotton fioc e mantienile coperte con una pellicola di plastica per 10-12 minuti. Andiamo con l'altro lato del cotton fioc magico e usiamo il numero 1, che è il perm. Che ridere la mia faccia. E qua, ragazzi, che puzza. Non c'è nessun consiglio che se usarne troppa o troppo poca, noi andiamo con tanta. Come se una parte di ciglia mi vengono bene, queste che sono le prime mi vengono male. Terribile, dopo ho un occhio diverso dall'altro. Questa cosa non ci avevo pensato. Vabbè, comunque adesso ci andremo ad attaccare sopra la pellicola, quindi dovrebbe stare tutto appiccicato. Ne ho presa un pezzettino così e lo vado ad attaccare. Cioè, io ho la pellicola trasparente attaccata all'occhio, dentro. Cioè, rendiamoci conto. Oh, aiuto! Oh, dolore. Come faccio a stare 12 minuti così? Sto soffrendo veramente tanto. Ci rivediamo tra 12 minuti. Io sono dolorante e anche molto divertita, devo dire la verità. Allora, forse qualcosa non è andato come doveva perché le ciglia iniziali si sono staccate. Porca vacca! Comunque, ora bisogna togliere la lozione permanente con sempre un cotton fioc e bisogna metterne un'altra, che è quella fissante. Forse ho sbagliato qualcosa, devo mettere più colla forse, perché mi si stacca tutto qua. Mi sto già scocciando di fare questa cosa, ve lo dico. Allora, fixation, che è questo, lo andiamo a mettere sempre con un cotton fioc. Sto giro abbondiamo, Ok, abbiamo abbondato e adesso un altro pezzo di pellicola. Speriamo di non accecarci come prima, ne prendo uno più piccolo. Le ciglia davanti si staccano, porca vacca, ma perché? Vabbè, altri 10-12 minuti, sono già sconsolata. Non so cosa ne pensate, ma secondo me non sta funzionando, sono molto triste. Oh, che pazienza. Ora dobbiamo togliere questa pellicola. Non capisco perché non sta attaccato, ma secondo me è proprio il pad che non si è attaccato bene alla mia palpebra, non si è attaccato bene. Comunque, ora in teoria bisognerebbe pulire tutto e colorarle con la tinta. Però non so se ne vale la pena di colorarle con la tinta a questo punto. Più che altro perché se non si sono liftate poi devo rifare tutto e quindi magari lo faccio in un altro momento. Non lo so. 10 years later. Allora, io ovviamente non mi do per vinta e perciò ho deciso che farò anche la tinta, ragazzi. Come mi vedete in condizioni pietose, perché appunto sto facendo anche l'altro occhio, sono al passaggio finale, quindi rimuovo come ho fatto prima la patina blu. Qua forse mi è venuto un pelo meglio, ma che ve lo dico a fare, ovviamente non preciso come volevo che fosse. E ora ho creato la mia tinta con parti uguali, quindi uno a uno con la tinta e il developer. Ora lo andrò a mettere sulle mie ciglia con questo bello scovolino. Ne prelevo un po' e lo vado a mettere. Spero che non mi bruci l'occhio perché sennò giuro che impazzisco. No, dovrei aver messo abbastanza. Sono in condizioni pietose, ragazzi. Non so se notate, cioè mi sto facendo un po' del male. Vado a prendere altri pezzi di carta di pellicola e li vado a mettere qua. Oh mio Dio. Non capisco perché nel video io mi faccia sempre più del male che fuori video. Giuro che a fare quello di prima non mi sono mai fatta del male. Nei video do il mio peggio. Ok, basta.
così, dai, che verrà. Bisogna essere fiduciosi. Ok, ora non mi brucio più. Perfetto. Voi mi vedete così sofferente, ma ragazzi, io ho un occhio estremamente sensibile. Quindi direi che è quasi normale che reagisca così. Spero. Ragazzi, la. Siamo messi così. Tinta fatta, ovviamente la parte sinistra non si sa bene per quale motivo, ma non viene mai. Mi bruciava come l'inferno, ho tolto la pellicola, ho messo ancora un po' di crema, non lo so. Forse vorrei tenerla un nubogo di più. Questo quindi lo facciamo per ultimo, adesso andiamo a mettere a posto la ciglia destra. Sempre con il cotton fioc vado a ripulire tutto. Direi che la tinta è venuta. Vedete che le ciglia sono super nere. Tra l'altro, come vedete, mi sono anche tutta sporcata dall'altro lato, figuriamoci. Non ci facciamo mancare niente. L'apoteosi dei cotton fioc, comunque. Se lo comprate, ragazzi, cioè rifornitevi di cotton fioc, perché non lo so, ragazzi. Questo esperimento è stato un po' un parto, è stato molto difficile. Comunque, bene. Dopo i 18 cotton fioc utilizzati, vado a prendere il cleanser e vado a ripulire ancora meglio le ciglia da tutti i residui. Comunque questo kit è carino perché si può riutilizzare più volte anche per quanto riguarda la tinta. Basta non metterla tutta, tanto alla fine se si sanno le proporzioni siamo a cavallo. Direi che ho ripulito al meglio le ciglia, anche se ci sono ancora un po' di residui, ma alla fine penso che andranno via con un lavaggio della faccia, che ovviamente dopo farò. Vado a togliere il pad e ovviamente figuriamoci se non si è sporcato anche il sotto. Cioè, vedete, la palpebra è un po' sporca. Speriamo vada un po' via con questo. Sì, dai, va via. Top. Le ciglia, vabbè, adesso sono tutte bagnate. Però, come vedete, sono rimaste tutte belle su. Chiaro che, cioè, dipende un po' tutto da tutto, perché ci sono alcune ciglia che rimangono più attaccate al pad, altre che vanno un po' dove gli pare. Quindi secondo me bisogna prendere anche un po' la mano. Sicuramente la prossima volta che lo farò mi verrà meglio. Ora vado a mettere la lozione nutriente gialla, che quella non fa mai male. E poi ovviamente penso che si debbano anche asciugare, perché adesso sono un po' bagnaticce. E vado a ripettinare. Eccoci qua con il risultato finale. Cioè, è stata veramente sofferta. Sono anche tutta sporca di tinta che non va via. Yay! Vabbè, ma a parte gli impicci che ci sono stati, i vari impicci, questo è il risultato finale. Allora, vi dico, tutto sommato non mi dispiace. Secondo me sono anche troppo incurvate. Infatti, cioè, ma immagino che poi scendano leggermente con l'avanzare del tempo, me lo auguro. Soprattutto queste sono veramente super, super ricce. Ho anche tutte le mani, ovviamente, nere di tinta. Figuriamoci se non faccio i pasticci. Comunque non mi dispiace, mi ci devo un po' abituare, però mi piace avere le ciglia nere. E niente, ragazzi, questa è stata la laminazione ciglia sofferta. Devo ancora un attimo capire se mi piace, se non mi piace, mi vedo un occhio diverso dall'altro, cioè vedo questo occhio diverso da quello, quindi. Vabbè, non sono un'esperta, non so se lo rifarei, in realtà ce l'ho qui, quindi sono convinta che lo rifarò per vedere un po' come funziona, per un po' skillarmi, e però è stato veramente difficile, perché ovviamente io non sono un'esperta, quindi ho fatto un po' di pasticci di qua e di là, mi sono sporcata, quindi insomma, non lo so. Non so se consigliarvelo o meno. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti a vedermi sclerare con questi pad, con tutti questi intrugli da mettere sulle ciglia. Se il video vi è piaciuto mettete like e lasciatemi un commento come al solito. Io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video prestissimo e ciao!